Radio Radicale, vogliamo proporvi le dichiarazioni di tre esponenti del Movimento 5 Stelle rilasciate nelle ore delle festività pasquali. Si tratta del capogruppo alla Camera, Davide Crippa, dell'onorevole Emilio Carelli del Movimento 5 Stelle e del senatore Danilo Toninelli. Tutti intervengono sulla difficile trattativa con l'Unione Europea. Il Movimento 5 Stelle tiene a ribadire il sì agli Eurobond, il no al MES e respinge quelle che definisce le menzogne del centrodestra, ricordando che aveva votato a favore del MES. Queste sono le loro dichiarazioni rilasciate nelle ore di Pasqua. Buon ascolto e buona visione. Per il Movimento 5 Stelle l'emergenza va affrontata con gli Eurobond. Sosteniamo il Presidente Conte ai tavoli di trattativa europea. In questo momento siamo chiamati ad un ulteriore sacrificio e abbiamo bisogno di unità e di serietà. Basta menzogne. Mentre il governo lavora giorno e notte per contrastare l'emergenza coronavirus, c'è chi passa il tempo a diffondere notizie false creando polemiche vergognose. Ricordo a tutti che il Movimento 5 Stelle ha sempre detto no al MES, a differenza di tutto il centrodestra che quando era al governo lo votò. Vogliamo un'Europa coraggiosa e solidale che sostenga i cittadini. Oggi più che mai siamo vicini a tutte le persone malate e ringraziamo gli operatori sanitari, le forze dell'ordine e tutti i lavoratori lontani dalle proprie famiglie. Il governo sta lavorando per loro, per le imprese, per le famiglie e sta preparando la fase 2. È un momento importante. Tutti devono sostenere l'Italia nelle trattative difficili europee dove il governo ribadisce il no al MES votato dal centrodestra e il sì agli Eurobond.